Fornone, quindi domani sera torna a parlare, a raccontare questa storia dei monaci di Tiberina. Sì, prendo l'occasione per portare così un po' a conoscenza della nostra gente, della nostra zona, non solo di Ardesio, ma della nostra zona, quanto una suora, Suor Rosanna Bigoni, sta facendo come missionaria in Algeria che è un posto che è sempre stato un luogo difficile e addirittura, come tutti sapranno, dopo che è stato fatto il film Desomai de Dio, gli uomini di Dio, che quei 7 monaci cistercensi sono stati decapitati e hanno perso la vita, dando la vita veramente perché avevano deciso di fermarsi laggiù, non per cercare il martirio, ma veramente per stare vicino a quella gente, la quale gente diceva: se voi andate via, noi siamo come gli uccelli che si posano sugli alberi, dove ci poseremo? Ecco, questo è stato il motivo che ha trattenuto quei monaci allora e in quel rischio hanno dovuto così subire quel massacro. Questa suora, Suor Rosanna Bigoni, appunto è laggiù da quasi 50 anni in quelle zone e addirittura proprio anche al monastero di Tibirine, lei ha vissuto per un certo periodo più di un anno, ecco, e quindi è giusto ricordarlo, ricordare perché questa gente che dà la propria vita per gli altri e rischia la vita per gli altri deve essere veramente riportata e tenuta in considerazione perché è gente di una certa forza che dà la vita per gli altri, veramente è una cosa grande. Ecco, sono contento veramente di poter fare qualcosa per Suor Rosanna, perché nell'85, quando vide un lavoro che avevo fatto per padre Giovanni Bigoni sul Perù, lei disse: un bel lavoro, però quanto mi piacerebbe che Giorgio Fornoni venisse in Algeria a raccogliere immagini anche da noi per poter dire anche il tipo e la vita della nostra missione. Ecco qui che forse adesso riesco in qualche modo a dare voce così a pagare il debito di promessa che avevo fatto. È stato un film di successo, gli uomini di Dio, a rendere nota al mondo la tragedia dei 7 monaci cistercensi francesi trucidati nel 1996 dal comando integralista che li aveva rapiti 2 mesi prima a Tibirine, in Algeria. Avevano scelto di vivere secondo le regole monacali del loro ordine in terra musulmana, pur senza essere missionari. Erano stati accolti con molto calore dalla comunità locale, intrecciando la loro vita con quella di quel piccolo villaggio sulle montagne dell'Atlante. Ma intorno alla metà degli anni 90, proprio in quella regione, si abbatté la ventata dell'integralismo islamico, in guerra con il potere centrale di Algeri. Erano stati minacciati già 3 anni prima, ma la fede e i rapporti umani che avevano instaurato con i loro vicini erano troppo grandi per poter rinunciare. E poi erano gli stessi abitanti di Tibirine, anch'essi esposti alla spirale di violenza, a chiedere loro di restare. Se partite voi, cosa ci succederà? Avevano detto. D'altra parte, la scelta dei 9 monaci di Tibirine era stata proprio quella di restare in quel monastero per condividere ogni aspetto della vita con i locali e per fornire una testimonianza di coerenza disposta ad ogni sacrificio. I sopravvissuti all'eccidio furono soltanto 2. Padre Amédée e padre Jean-Pierre. Oggi resta solo quest'ultimo a portare il peso di quella terribile storia.